16 gennaio 1816, a Soncino, fiorente cittadina della provincia di Cremona, dal nobile Francesco e dalla contessa Francesca Corniani nacque Costanza Cerioli, in questo palazzo gentilizio dove un secolo dopo si radunò il popolo festante per celebrare colei che anche i profani avevano ritenuto degna di assurgere ai fastigi della santità. Anche le campane della Pieve, sin dal rito battesimale, sembrarono diffondere il presagio della sua glorificazione. Fu però nella diocesi di Bergamo che si iniziò il cammino spirituale di Costanza. Trasferitasi infatti nel Bergamasco ad Alzano per completarvi la sua educazione in collegio, andò poi, appena diciannovenne, a Comonte di Seriate, sposa del nobile Busecchi Tassis. Comonte di Seriate. Qui la vita doveva crudelmente provarla. Le rapì ad uno i tre figli. Il suo cuore peraltro non si inaridì, ma si aprì ad un amore molto più vasto. Infatti, rimasta anche vedova, rivolse la sua assistenza specialmente agli orfani di contadini, fondando nel 1857, per incoraggiamento del vescovo di Bergamo, la Congregazione della Sacra Famiglia, nella quale si consacrò al Signore ella stessa col nome di Suor Paola Elisabetta. Il suo palazzo di Comonte si trasformò in convento, i possedimenti in campi di coltura, e là, dove sembrava che oramai dovesse albergare solo lutto e dolore, risuonarono e risuonano ancora oggi le voci giulive delle orfanelle raccolte dall'amore di Suor Paola. Fu così realizzata la predizione dell'ultimo suo figlio, Carlino, che morente a 16 anni gli aveva annunciato: «Non attristarti, sarai madre di tanti altri figli». A Villa Campagna, in provincia di Cremona, e proprio nella sua casa paterna, sorse nel 1863 il primo orfanotrofio maschile retto dai religiosi che l'istituzione appositamente formò. Nella umile stanzetta, dalla quale Suor Paola dispensava tesori di bontà ed iniziative, nel 1865 quel cuore generoso cessò di battere, ma l'opera che da esso era nata si perpetua nel fervore che religiose e religiosi danno ormai da 80 anni alla benefica congregazione. Il 2 luglio 1939 il Santo Padre ordinò la lettura e la promulgazione del decreto sulle virtù in grado eroico della fondatrice. La sua opera vive e fiorisce ora nelle sue 60 case femminili e maschili. A Comonte di Seriate ha ora sede la casa generalizia femminile della Congregazione della Sacra Famiglia e un ampio orfanotrofio per un'ottantina di orfanelle. La casa generalizia maschile ha sede invece in Martinengo, nella stessa provincia di Bergamo. In essa è anche sistemata la ospitale casa degli esercizi spirituali per sacerdoti, in modo che il raccoglimento e la meditazione abbiano per sfondo la vita operosa dei campi, secondo il monito cristianissimo del ora et labora. Agricolo di Vigna Pia a Roma, fondato dalla munificenza del pontefice Pio IX, è un tipico esempio della prassi cristiana dell'ora et labora. L'azienda, che aveva dovuto poi essere abbandonata, è ora in pieno rigoglio mercé la tenacia morale e la capacità tecnica dei padri e dei fratelli della Sacra Famiglia. In località periferica di Roma, a Tor Pignattara, le religiose impartiscono il loro insegnamento ed assistono un centinaio di orfanelle, le quali possono persino godere dei benefici della colonia marina che la congregazione possiede in Nettuno, dove in grembo al salubre respiro del mare e nel sorriso della linda villetta, l'educazione delle fanciulle può essere perseguita con spigliatezza di metodo, lieta di giochi e di canti. L'orfanotrofio maschile di Orzinuovi, in provincia di Brescia, esplicano la loro azione di carità in una vera azienda modello. Per la formazione dei padri della Sacra Famiglia, la congregazione ha istituito in Bergamo un proprio studentato.
In esso, i futuri sacerdoti, che saranno a capo delle aziende agricole e padri virtuali di orfani, temprano l'intelligenza nello studio e il carattere nella meditazione. Ma non trascurano di tonificare nello sport l'equilibrio delle energie morali e fisiche, nella consapevolezza che proprio a chi è destinato ad esercitare ministero apostolico nei campi si addice il monito del mens sana in corpore sano. Anche i fratelli laici della Sacra Famiglia, quelli cioè che saranno gli esperti tecnici, ricevono un'educazione speciale nella casa detta appunto degli apostolini laici, adagiata sugli ameni colli di Bergamo Alta. Nel suggestivo parco che digrada intorno al caseggiato centrale, le ore spirituali e le ore laboriose si alternano, affinché questi giovinetti, anche se non destinati alle prerogative del sacerdozio, si preparino ad essere un giorno, a loro volta, ugualmente i maestri delle generazioni che si avvicenderanno in questa cucina di apostoli di Cristo e di cittadini esemplari. Una stretta cooperazione tra padri e fratelli vige in ogni orfanotrofio rurale della Sacra Famiglia. La giornata si apre con un attento esame delle disposizioni da impartire, affinché queste siano sempre precise e siano disimpegnate poi con ottimo zelo. Al segnale di adunata, i ragazzi sono sempre solleciti ad intrappellarsi nelle squadre rispettive dietro coloro che da veri fratelli maggiori insegneranno ad essi il gesto misurato e la corta sagacia che il lavoro dei campi presuppone. Nessuna disciplina formalistica, nessuna rigidità repressiva, ma amorevolezza di consigli e pazienza di insegnamenti anche nel temperare la esuberanza dei più vivaci. Il lavoro negli orfanotrofi rurali ha il timbro della festosità. Lo strumento di fatica, quando lo prendono questi ragazzi, pare piuttosto un attrezzo di gioco. L'austerità della vita dei campi non è turbata affatto da qualche monelleria innocente, eccezione che conferma la regola. L'importante è che si prenda confidenza con il mistero della vita e soprattutto con l'evidente presenza di Dio, che si comprenda come Egli è nell'atto di amore con cui si affida il seme alla zolla o si difende lo stelo ancor debole dalle insidie delle intemperie o dei parassiti, che si senta come Egli è nel dono gratuito dell'acqua e del sole, purché si sappiano giudiziosamente utilizzare nel complesso lavoro agrario, e infine che ci si accorga che gli dobbiamo, insieme all'aria balsamica o al profumo dei fiori, la lieta fatica che ci robustisce le membra e ci amplia lo spirito. Norma della congregazione della Sacra Famiglia è che gli orfanotrofi rurali abbiano lo stile proprio delle più perfette aziende agrarie, ma con in più l'insegnamento religioso e morale. Si procura di inserirlo in ogni sorta di allevamento, affinché sia sempre presente allo spirito dei futuri agricoltori ed anzi conduttori di fondi agrari, che gli animali domestici coadiuvano l'esistenza degli uomini e sono veramente, come sentì San Francesco, fratelli e soccorritori. Thank you.
un'occhiata al pollaio razionale dell'orfanotrofio femminile di Comonte ed osserviamo come alle cure delle orfanelle e delle suore, che vi prodigano l'istinto felice della donna di casa, esso risponda con il suo buon rendimento. La pazienza con la quale sono condotte le mucche al pascolo si alterna alla meticolosità con cui si pota la vite, liberandola ad ogni tralcio superfluo, senza peraltro dimenticare che fu già generoso di grappoli, o alla vivacità con cui, quasi a ritmo di danza, le ragazze adoperano la vanga per preparare la terra ad essere meglio feconda. E infine, all'attenzione con cui ci si applica ai lavori di cucito e di ricamo, affinché l'educazione artigiana di queste figliole sia la fioritura della loro maturazione fisica e morale, ed esse crescano atte alle più elette mansioni muliebri che la vita assegnerà loro. Ragazzi si educano alla fatica senza che essi se ne accorgano. Uno qualunque dei loro lavori di applicazione, per esempio la raccolta delle arachidi, dette comunemente noccioline americane, li impegna e li diletta insieme. Diletto sono i requisiti richiesti da qualsiasi lavoro di codeste aziende agricole, specialmente in quello esaltante della mietitura, quando sui carri i covoni si accumulano in un aureo trionfo di spighe. Che il raccolto sia ingente interessa in queste aziende rurali sui generis tutta la comunità, dal superiore all'esperto tecnico, dal giovane allievo al ragazzo scolaro. Perché ognuno è consapevole che dalla produzione delle terre arate trae sostentamento non solo l'orfanotrofio che la incrementa direttamente, ma anche tutti quelli che con esso sono collegati. Giova peraltro dire che la congregazione con tali risorse non riesce mai a coprire le gravi spese della sua prodigalità caritativa e deve far calcolo fiducioso sulla beneficenza privata e pubblica. Alla quale queste aziende sono costrette, è documentata dalla cura con cui è eseguito uno dei lavori più umili, quale quello della spigolatura, quando lungo i solchi si va recuperando ciò che giacque lì dimenticato e che dono del cielo, quale anch'esso è, non deve andar perduto. Al lavoro succede il riposo, in soste che la conversazione, attizzata dallo stesso fratello maggiore, rende allegre e scherzose. Perché il buon umore abita di diritto, o meglio di dovere, negli orfanotrofi rurali della Sacra Famiglia. Ed è fatto anche di quei giochi ingenui che la tradizione latina conserva. Il camuffamento grottesco del volto, la mascheratura satirica e magari lo sberleffo, che qui però non trasgrediscono mai dai limiti di una fraternità sempre desta. Tra le operazioni di raccolta, quella che si compie attorno agli alberi da frutto è tra le più attraenti.
attrattiva e insidiosa. Qui talvolta il ragazzo, vinto dall'irresistibile richiamo policromo dei frutti maturi, cede alla tentazione. Contro siffatte trasgressioni, però, l'indulgenza comprensiva, per quanto ammantata di rimprovero, è la migliore correttrice. Si respira, invero, nell'atmosfera di queste aziende rurali che aspirano all'esemplarità, un dinamismo pedagogico che, per quanto non diverso da quello tradizionale, trova anche nei mezzi meccanici moderni un coefficiente pratico di notevole importanza economica e sociale. Alla trazione animale si è sostituita spesso la trazione meccanica e gli orfani della Sacra Famiglia acquistano nel maneggio degli strumenti a complicato congegno un maggior grado di responsabilità tecnica, che basta a laurearli provetti agricoltori. Essi sanno che l'ammonimento di Cristo, chi ha posto la mano all'aratro e si volta indietro, non è degno del regno dei cieli, è la divisa d'onore d'ogni agricoltore cosciente. Il biblico subicite terram non ha più nessun segreto per essi, e la alma mater li ripaga generosamente, talvolta con più raccolti annuali sullo stesso suolo, di ogni fatica, persuadendoli che quando esercitata in letizia non è da considerarsi condanna, ma semmai strumento e via di redenzione. Le mietitrici multiple hanno sostituite le falci messorie, il cui uso era più implacabile a volte per gli uomini che le maneggiavano, mentre il solleone li martellava in piena nuca, che non per le falangi del grano. Le macchine che arano la terra o che ne raccolgono i frutti seguono di stagione in stagione quelle che liberano dall'involucro della spiga il grano. Macchinari complessi innanzi ai quali la battitura delle messi di 50 anni fa sembra preistorica. Praticabilmente i covoni e fanno ruscellare nei sacchi capaci, in gonfi rigagnoli biondi, il grano che diverrà presto il pane con cui la provvidenza insaporisce la nostra vita. Dissoda la terra in profondità, così come in profondità si dissodano le coscienze degli uomini, perché per trovare ciò che vi è di meglio in essi è talvolta necessario scavare profondo, come si fa per trovare l'acqua in terreno arido e sitipondo,
a modo per esempio della perforatrice in azione nell'orfanotrofio rurale di Villa Campagna. Al volante dei trattori si alternano i fratelli che insegnano e gli orfani che apprendono a diventare agricoltori perfetti e possibilmente domani maestri di agricoltura. Chi insegna e chi apprende è infervorato dalla convinzione che gli orfanotrofi della Sacra Famiglia debbano formare ogni annata dei cittadini esemplari e dei provetti agricoltori. Tanti e tanti ne hanno forniti già ad aziende civili o private, restituendo alla società e alla patria, trasformati in uomini degni del nome, coloro che orbati dei genitori avrebbero potuto perdersi. Merito di tutto ciò, riconosciuto dagli encomi di eminenti personalità e da una splendida raccolta di premi anche in gare nazionali, è sì della congregazione così apostolicamente lanciata nel progresso dell'educazione rurale, ma anche, vorremmo dire soprattutto, di quei temperamenti privilegiati che ne incarnano meglio gli ideali, e cioè di quei padri e di quei fratelli che tra quante affascinanti possibilità di vocazioni solleciti la Chiesa di Cristo hanno scelto una delle più aderenti allo spirito della nostra nazione proletaria, perché si tratta di collaborare a mantenere viva e operante la fedeltà alla terra in coloro che privi di guida se ne potrebbero miseramente allontanare. Vanto degli orfanotrofi rurali della Sacra Famiglia è appunto di plasmare i più perfetti esemplari del contadino del ceppo italico, capace di restare nel solco delle tradizioni pur adeguandosi intelligentemente alle risorse delle nuove tecniche di lavoro e di produzione, perché anche sui cingoli inventati in clima bellico si può procedere sicuri a redentrici opere di pace. L'istruzione negli orfanotrofi rurali della Sacra Famiglia è il substrato necessario dell'educazione. Affidata ad insegnanti diplomati, essa consta di corsi elementari normali e di speciali corsi teorici di tecnica professionale. I ragazzi, cui sono familiari i segreti delle radici di ogni pianta utile o dannosa, non si impappinano nell'estrarre la radice quadrata dei numeri. La lettura ad alta voce è considerata un abile metodo per impratichire nell'uso dell'idioma questi ragazzi, che assai volentieri preferirebbero il dialetto, ma essi sanno che la loro perizia agraria potrà essere utilizzata un giorno in altre regioni. Consapevolezza è palese nell'interesse con cui seguono le lezioni di geografia e magari nella stessa birichineria con cui ci vuole indulgenza, mio Dio, qualcuno si esercita in tiri di precisione. Vogliamo ignorarlo, se birichinate simili hanno luogo tra le orfanelle,
ma certamente no durante la scuola di taglio, ove le fanciulle apprendono dapprima a vestire la propria bambola, poi se stesse, e magari per il domani, se vorranno diventare sarte, gli elementi di una vera e propria arte. L'artigianato è una delle mire della preparazione metodica alla vita, che anche con i mezzi più moderni si sollecita nelle orfanelle. L'insegnamento teorico negli orfanotrofi rurali non può non cedere il posto d'onore all'insegnamento pratico. Per esempio, quello che concerne la magia dell'innesto, quale la vediamo praticata con il sistema a spacco sopra un ceppo di vite. Ad anello su un albero da frutto, mentre gli alunni osservano attentamente la perizia davvero chirurgica del fratello insegnante e fantasticano di emularla. Ogni gesto, abbiamo detto, è misurato, anche nell'uso del guanto metallico sabatè con cui si eliminano i parassiti nocivi e nel maneggio della roncola o delle forbici nella potatura. Il governo degli animali domestici, e più specialmente di quelli da lavoro, è accuratamente insegnato sulla base della norma che la loro docilità è la retribuzione delle cure che si sappiano prodigare loro. Nelle aziende rurali della Sacra Famiglia non sono esclusivamente i padri e i fratelli, ma gli stessi orfani, non appena abbiano assimilato bene una determinata tecnica di lavoro. I più anziani tra di essi hanno il compito di erudire i minori di età e di esperienza, soprattutto con l'esempio e con lo spronarli ad emulazione, perché le macchine che il progresso moderno della meccanica agraria ha escogitato debbano diventare più docili che non gli stessi animali. Falciatrici, ranghinatori, erpici, rastrelli, estirpatori, eccetera, debbono, sotto un attento e preciso comando di leva o di volante, eseguire lavori dosati e misurati al millimetro. Dominare le macchine e non esserne dominati è nella precettistica degli orfanotrofi rurali della Sacra Famiglia uno dei moniti più salutari. Quando si è esperti di tale regola ci si può inorgoglire veramente di essere sul seggiolino di uno di questi trattori come un cavaliere in sella. In ogni orfanotrofio della Sacra Famiglia si insegna il canto, disciplinando la disposizione naturale alla musica in cori, che si producono anche in solennità religiose, e persino in bande di ben forniti strumenti, disposte a regalare la loro gaiezza a qualsiasi paese o villaggio che la richieda, per dare maggior brio alle sue fiere o alle sue ricorrenze festive. Secondo i dettami pedagogici, negli orfanotrofi rurali della Sacra Famiglia c'è ampio spazio per gli sport e soprattutto per quelli che insegnano lo spirito di squadra e il coordinamento dell'azione. Si tratta invero per ora di campi di calcio o di pallacanestro un po' rudimentali che occupano quelle che un tempo erano le aie. Ai giochi prendono parte attiva gli stessi fratelli e qualche volta anche i padri, per contenere l'agonismo nelle sue strette regole.
Si sa che l'energia dei ragazzi che vivono in campagna ed hanno il fisico allenato alla fatica non possono non sbrigliarsi quando e come loro talenti. Vi sfidiamo a trattenerli, e sarebbe una crudeltà, dal saltare sui mucchi di paglia che si accumulano dopo la trebbiatura e sui quali è veramente elettrizzante una gara di matte capriole. Caricare energie ed ebbrezze di chiasso c'è negli istituti maschili il passo volante, che consente persino il volteggio acrobatico che dà meglio la sensazione del volo. Anche negli orfanotrofi femminili il gioco è all'ordine del giorno, la mattina e la sera. Un gioco, si intende, che le brave suore disciplinano a norma di decoro e di grazia femminili, facendolo alternare con esercizi di canto. Sulla spiaggia, per esempio a Nettuno, i freni possono allentarsi e la felicità di vivere lasciarsi portare dai suoi estri scherzosi. Persino una parata militare è possibile negli orfanotrofi maschili. Sicuro, ma adesso ne vedrete la tonalità e ne comprenderete l'intenzione. Non si tratta che di un gioco in cui non è male che si insinui uno spiritaccio satirico, quale lo sanno sprizzare i nostri campagnoli quando si decidono ad uscire dal loro riservo. Ne nasce questa parata che chiameremo guerra e scarta, in cui si improvvisano cannoni di rispettabile calibro con vecchi tubi di stufa. A parte gli scherzi, vogliamo fare osservare come la ricreazione in comune è quella che preferentemente si pratica negli istituti della Sacra Famiglia. E in tale genere di ricreazione, soprattutto la gita turistica, della quale il prototipo è quella annuale, organizzata a titolo di premio per coloro che abbiano fatto reale profitto degli insegnamenti scolastici e tecnici. Se ne effettuò una tempo fa a Varese e fu tale che per i giovani educati nel Bergamasco, anche se non vi parteciparono, restò memorabile. Si visitò il Sacro Monte in una ascensione prodiga di mistiche suggestioni, ma anche di chiassose ebbrezze. Thank you.
Altra gita degna di ricordo fu quella a Como, ove si procurò che gli alunni respirassero poesia manzoniana. Che in ognuna di tali gite la banda di uno degli orfanotrofi accompagni la comitiva per annunziarne l'arrivo ai villeggianti e ai cittadini, perché godano dell'allegrezza di questi orfanelli, ne ammirino le eleganti divise, apprezzino la compostezza delle loro file e sentano che se le fanfare stonano talvolta è per eccesso di gioia. Diverso lo spettacolo cui si assiste spesso per le strade, dove tanti ragazzi meno fortunati si incanagliscono senza vedersene per la sdrucciolevole china del vizio e del vagabondaggio. Orfanotrofi rurali della Sacra Famiglia offrono a tanta piaga sociale un sicuro antidoto, perché anzitutto insegnano ai ragazzi, oltre alla fiducia in se stessi, la fiducia in Dio. Essi sanno ringraziarlo di crescere robusti e lieti, sereni ed operosi, secondo i consigli e gli ammonimenti di un sacerdote che sa essere per essi un vero e proprio padre, secondo gli insegnamenti e le avvertenze di un frate che sa essere per essi un vero e proprio fratello maggiore. Essi ringraziano Dio che ha dato loro una famiglia, dove si vive in solidarietà perfetta e si apprende ad aver fede nel domani che la provvidenza, a premio della nostra previdenza, ci prepara. Essi ringraziano Dio anche per i benefattori noti ed ignoti che Egli ha indirizzato verso di loro, facilitando con elargizioni cospicue la missione che la congregazione si è prefissa e permettendone la buona semina. La preghiera, individuale o collettiva, culmina nelle sue massime espressioni corali, nelle processioni alle quali gli orfani prendono parte, specialmente a quelle che escono, ieratiche e solenni, dalla chiesa, quando è sede di parrocchia, quale ad esempio quella annessa all'Istituto Romano di Vigna Pia. È allora che la loro partecipazione a cerimonie, destinate alla edificazione religiosa della società, assume un profondo significato. Che essi sono il simbolo vivente di una carità che deve essere sempre più incrementata.
di tale carità trabocca il loro cuore quando nel Venerdì Santo si chinano a baciare le piaghe del Salvatore e meditano come le spine che gli indiademano la fronte sono quelle con cui egli ci redense. Dopo quel bacio, gli occhi estatici possono alzarsi e le labbra fervide, anche se in silenzio, pronunziare il nome di mamma, con il quale l'orfanello sa di evocare accanto a sé, perché lo avvolga di tenerezza, colei che gli fu tanto immaturamente rapita. Mamma, la cara immagine di lei dentro il libro delle preghiere, sorride consolata all'orfano. Ma non chiudiamo queste note in malinconia. Lo stomaco, anche se duole il cuore, ha le sue esigenze. E Dio ha stabilito che se ne tenga conto se si vuole crescere come egli vuole. A tavola, ragazzi, a far sentire come suonano bene i cucchiai quando si affrettano nelle scodelle. Apparecchia e serve generosamente il fratello maggiore, che sa pensare a tutto e a tutto provvedere. Giungono i cibi dalla bella e smagliante cucina di cui ogni orfanotrofio è provvisto. Vi signoreggiano le brave suore che anche in ognuno degli istituti maschili dal loro convento attivo pensano con attente cure di mamme e di sorelle a dare assetto agli indumenti e anche agli stomachi di tutti questi agricoltori operosi. Con ottimo appetito, e ciò, per chi non si è risparmiato durante una giornata faticosa, dà una vera soddisfazione. Dopo essersi rifocillati per benino, a dormire. Nei dormitori, dove i lettini sono allineati, c'è luce ed aria a dovizia. Battibaleno, tutti saranno sotto le coltri, anche quelli che hanno ancora per le membra il pepe della birichineria, che più forte di qualsiasi disciplina esplode sbarazzino e gradasso, voglia il buon fratello assistente o no. Sono sciocchezuole, è vero, ma anche di esse l'infanzia e l'adolescenza sono impastate, e su tutte indulge benigna la madre di Dio e madre nostra, Maria. Il suo volto sereno vigila sul sonno dei piccoli orfani. Il suo cuore che conobbe le sette spade pulsa grazie per essi, cullandoli maternamente.